cena prima. Il marchese di Forlipopoli e il conte d'Alba Fiorita. Marchese. Tra me e voi c'è qualche differenza. Conte, sulla locanda tanto vale il vostro denaro quanto vale il mio. Marchese. Sì, ma se la locandiera usa a me delle distinzioni, mi si convengono più che a voi. Conte, per qual ragione? Marchese. Io sono il marchese di Forlipopoli. Conte, ed io sono il conte d'Alba Fiorita. Sì, conte, con te ho comprata. Ah, io ho comprata la contea quando voi avete venduto il marchesato. Oh, basta! Io so chi sono e mi si deve portare rispetto! E chi ve lo perde il rispetto? Voi non siete che quello. Con tutta onestà parlando, vi consente... Io sono in questa locanda perché amo la locandiera. Tutti lo sanno. E tutti devono rispettare una giovane che piace a me. Ah, questa è bella. Quindi voi vorreste impedirmi che io amassi Mirandolina? Sì. Ma perché credete che io sia in Firenze? E perché credete che sia proprio in questa locanda? Ah, bene, voi non farete niente. Ah, io no e voi sì. Io sì e voi no. Io son chi sono. E Mirandolina ha bisogno della mia protezione. Mirandolina ha bisogno di denari, non di protezione. Denari non ne mancano. Io spendo uno zecchino al giorno, caro signor marchese. E la regalo continuamente. Ed io quel che poi non lo dico. Non lo dite, però si sa. Non si sa tutto. Si sa, signor marchese, si sa. I camerieri lo dicono. 3 pauletti al giorno. A proposito di camerieri! Che cosa hai fatto questa sera? Vogliamo ricordare che cosa è successo? Sì. Dai, ricordiamolo. E va bene, ricordiamolo. Visto che tu eri così ubriaca da non ricordare più niente. No, cara, non ci provare, sai. Perché io mi ricordo tutto. E ricordo anche il motivo perché ho bevuto tutta quella grappa. Grappa, grappa, grappa! Pura grappa della Monte Fosso! Cazzo! C'entra, c'entra! Perché c'è che io non ne posso più! Non ne posso più di tutta questa quiete di montagna! Tutto così pulito, ordinato! Mi pare di stare in un cazzo di cartone animato di Heidi! Ci sono pure tutte le caverne che mi fanno al ciao! Il cinismo mi manderà al manicomio, guarda. Al manicomio, eh? Sì. E allora cazzo vattene, io non ti trattengo, tornatene a Palermo. Ma non ti preoccupare che io me ne vado, eh? Non appena tutta questa pagliacciata non sarà finita. Tranquillo. Però immaginavo che tra noi due ci fosse qualcosa di più. Uno sguardo. Uno sguardo! Ho incrociato lo sguardo della cameriera e guarda che casino che hai montato! Ma vuoi che mi metta il paraocchi, eh? Questo che vuoi? E va bene! Da domani sarò la tua mula! Mi cavalchi pure con tutta la sua divinità, mio caro signor Cavalier Vicini, ti prego! Io non ti appartengo, hai capito? Sono una donna libera. E io ti odio! Ti odio! Scena 9. Mirandolina. Che mai ha detto l'eccellentissimo signor Marchese Arsura? Vorrebbe sposarmi? Eppure, se mi volesse sposare, ci sarebbe una piccola difficoltà. Io non lo vorrei. Mi piace l'arrosto. Del fumo non so che farne. Eppure, questo cavaliere, rustico come un orso, mi tratta sì bruscamente. Disprezzarmi così è una cosa che mi muove la bile terribilmente. Costui odia le donne. Non le può vedere, povero pazzo. Si vede che non ha ancora trovato quella che sappia fare. Ma la troverà. La troverà. E chissà che non l'abbia già trovata. Con questi per l'appunto mi ci metto di picca. Tutto il mio piacere consiste nel vedermi servita, vagheggiata, adorata.
Questa è la mia debolezza. E questa è la debolezza di quasi tutte le donne. Voglio burlarmi di tutte queste caricature di amanti spasmati. E voglio usare tutta l'arte per vincere, abbattere, compassare questi cuori barbari e duri che sono nemici di noi. Che siamo la miglior cosa che abbia mai creato al mondo la bella madre natura. Scena 10. Fabrizio e Mirandolina. Biancheria! Pronto, signora, buonasera, sono Valeria. Ciao, Valeria. Salve, mi scusi, le posso fare una domanda? Dimmi, Valeria. Stanotte Emilia ha dormito da lei? No, no, Emilia non è tornata a casa a dormire, io pensavo fosse con te. No. No, va. Sì, sì, la ringrazio, la ringrazio.
Permette, illustrissimo. Che cosa volete? Ecco della biancheria migliore. Bene, mettetela lì. Si degni almeno di vedere se è di suo gusto. Che roba è? Le lenzuola sono di Renza, osservi. Non verrà bisogno che vi incomodaste tanto. Bastavami qualcosa di meglio di quello che mi avevate dato. Questa biancheria in verità la do per essere voi. Ad un altro non la darei. Per essere voi? Il solito complimento. Osservi il servizio da tavola. Queste tele di Fiandra, quando vengono usate, si sciupano assai. Per un cavaliere della sua qualità non bado a queste piccole cose. La biancheria, datela alla cameriera. O mettetela là dove vi pare, non c'è bisogno che vi incomodaste tanto. Ma io non mi incomodo mai quando servo un cavaliere della sua qualità. Bene, bene, non occorre altro. Cos'è, mi lusinga? Donne, tutte così. La metterò nell'alcova. Mettetela dove volete. E per pranzo? Che cosa comanda? Mangerò quello che ci sarà. Vorrei pur sapere cos'è il suo genio. Se le piace una cosa più di un'altra, lo dica liberamente. Vi ringrazio. Se vorrò qualche cosa, lo chiederò alla cameriera. Le cameriere non hanno quell'attenzione e quella premura che abbiamo noi donne. Se le piacesse una salsetta o un intingoletto, favorisca a dirlo a me. Vi ringrazio, ma neanche per questo verso o per quest'altro. Non riuscirà a fare con me quello che avete fatto col conte e io col marchese. Con chi vi fa la corte sapete fingere. Fingere io? Guardimi il cielo. Lo domandi un po' a quei due che fanno gli spasimati per me, se ho mai dato loro qualche segno d'affetto. Non li strapazzo perché il mio interesse non lo vuole, ma poco meno. Questi uomini effeminati non li posso vedere. Vede? Io ho avuta qualche buona occasione. Ma se non ho mai voluto maritarmi è perché stimo infinitamente la mia libertà. Con permesso. Atto terzo, scena sesta. Il cavaliere Mirandolina. Va bene, dai, Emilia, basta. Mi secca a recitare, tanto qua il 50% del primo atto sicuramente l'abbiamo fatto, no? Vabbè, io devo imparare la parte per domani, però. Scusa, ti importa di più imparare la parte che di me? Senti, se hai qualcosa da dire, dillo, ti ascolto. Guarda che si vede che ti sei invaghita di quella. Innamorata io di una cameriera. Senti, se mai volessi amare qualcuno non perderei il mio tempo così miseramente. Fabrizia. Smettila. Fabrizia. Basta. Fabrizia. Che tu mi stai mettendo tra l'altro, le spacco la faccia. Stai esagerando adesso. Ok. È che sono gelosa di quella. E allora io non posso guardare chi voglio. No. Nessuno mi comanda. Ma Emilia, io non ti voglio comandare, te lo giuro. Oh, basta. E che cosa vuoi allora? Amore, compassione, pietà! Crepa, schiappa.